Ciao, benvenuti e benvenute a tutte in questo nuovo video sui prodotti finiti. In particolare in questo video vi mostro i prodotti per capelli, viso, corpo che ho finito in questi ultimi mesi. Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella così da ricevere ogni notifica e a seguirmi anche su Instagram. Da pochi giorni ho aperto anche un profilo TikTok, diciamo che devo capire ancora come svilupparlo, diciamo così, però se vi va potete seguirmi anche lì. Vi metto tutti i link anche nel box informazioni. Partiamo dal viso con questi patch contorno occhi di Patchology. Questi li presi da Sephora tanti tanti mesi fa, sono delle maschere, insomma, contorno occhi che contengono caffeina. Sappiamo che la caffeina è un ottimo attivo contro le occhiaie e le borse. Ed avendo problemi di occhiaia, le ho volute provare. Sono amate praticamente da tutte le persone che io conosca, ma a me non mi hanno fatto proprio impazzire, semplicemente per una cosa. Allora, idratano bene a fondo la zona. Schiariscono leggermente la zona, quindi top, perché comunque non possiamo avere un miracolo e far sparire le occhiaie, impossibile, però leggermente la zona risulta più illuminata. Questo sì, ma non mi piacciono semplicemente per il tessuto, come posso dire, il materiale, ecco, con cui sono state fatte, perché è in gel, è semplicemente non riuscivo a farle tenere ferme, cioè si muovono durante i minuti, durante la posa, scendono, si spostano, quindi devo stare sempre lì a sistemarle, questo proprio no. Poi ho voluto provare questa maschera a viso di L'Oreal, questa è una maschera detox con argilla pura. Come vedete è una maschera proprio grigia, una maschera praticamente nera. Se non mi sbaglio contiene carbone ed è una maschera appunto pensata per pelli grasse o miste che hanno problemi di impurità, oleosità e cose così. Allora, se non mi sbaglio la comprai in estate, ma vi devo dire che non mi è piaciuta, non mi è piaciuta tantissimo perché è molto molto aggressiva e seccante al massimo. Pensate che allora, io ho la pelle mista e non posso metterla su tutto il viso, perché più che altro è la zona T, la mia zona problematica, diciamo così, che si lucida un po' di più. E quindi l'applicavo solo in quella zona. Ma, cioè, quando l'andavo a togliere, la pelle risultava secca e quindi poi dovevo fare comunque una maschera idratante per ripristinare un po', la situazione. Non mi piace perché si secca in maniera assurda, diventa anche difficile a volte eliminarla, quindi no, non mi è piaciuta per niente. La trovo addirittura aggressiva anche per le pelli grasse, quindi se l'avete provata fatemi sapere, io l'ho odiata, infatti è, come avete visto, praticamente piena perché per me non è proprio il caso di continuare a utilizzarla, mi sfracciallerei la pelle. Come crema corpo ho finito questa qui della Geomar. Questa è una crema corpo idratante con 95% di origine naturale, arricchita con menta acquatica, acido ialuronico e triss di alghe per tutti i tipi di pelle. Allora, questa mi è piaciuta tantissimo perché è molto leggera, adatta secondo me per l'estate perché appunto è leggera, si assorbe subito, nonostante sia bianca, si assorbe veramente tanto. Di solito quelle bianche lasciano comunque la scia, invece no, questa si è assorbita abbastanza velocemente, si assorbiva abbastanza velocemente e quindi mi è piaciuta un sacco. L'unica nota, diciamo, se vogliamo trovarle un difetto, è la profumazione perché è molto leggera, molto neutra, dà un po' di fresco, ma non è una profumazione dolce, una profumazione bella floreale, insomma una profumazione neutra. Quindi se amate le creme corpo che magari non hanno chissà che profumo eccezionale, secondo me questa è perfetta. La pagai 3,90, quindi per un formato da 400 ml, che tra l'altro mi è durato mesi, mesi, quasi un anno, io ve la consiglio perché davvero è un prodotto low cost. Questa mousse ve la mostrai nel precedente video sui prodotti finiti ed è una mousse viso della Sien che trovo ogni tanto dalla Lidl perché non la mettono sempre purtroppo,
Io la stra-amo, ve lo dissi già in quel video, ed è arricchita con la mandorla, insomma, mi piace un casino, sia la profumazione sia come lascia la pelle dopo la detersione, quindi io ve la consiglio anche perché anche questo è un prodotto low cost. E sempre di quella linea ho finito anche il contorno occhi, questi contorno occhi che vende la Sien, la Lidl, non sono chissà contorno occhi, nel senso che non hanno chissà che principi attivi, ma se vogliamo un contorno occhi che è semplicemente idrati la zona, sono veramente top per il prezzo che hanno, super giù sui 2 o 3 euro massimo comunque. E anche questo contiene la mandorla per pelli sensibili, comunque la linea è per pelli sensibili e anche questo mi è piaciuto tanto. Come maschere vi mostro una di Garnier, cioè in realtà entrambe sono di Garnier, una è Nutribomb con latte di cocco e acido ialuronico, queste invece rispetto alle Hydra Bomb sono più nutrienti appunto e quindi l'ho fatta proprio nel periodo invernale dove avevo la pelle un po' più secchina, diciamo così, la volevo nutrire un po' di più. Mi piacciono, sono imbevute in una maniera eccezionale, talmente tanto che il siero, secondo me, si può conservare in un bottino e utilizzarlo successivamente. Niente, una buonissima maschera, però preferisco di sicuro le Hydra Bomb, quindi l'altra linea. E poi ho provato sempre di Garnier la nuova maschera con vitamina C, io questa l'ho adorata, talmente tanto che mi sono fatta già la scorta, ne ho altre due o tre nel mio cassetto ed è una maschera appunto con vitamina C in tessuto idratante e illuminante e ha anche l'acido ialuronico, infusa con l'equivalente di un flacone di siero. Io la amo, imbevuta benissimo come tutte le altre della Garnier. Idrata a fondo la pelle e quando la togliete vi risulta questa pelle bella, luminosa, idratata, rimpolpata, insomma una buonissima maschera per il prezzo che ha. Io ve la straconsiglio come tutte le maschere Garnier e tra l'altro sto provando il siero viso, sono praticamente a metà e vi devo dire che mi sono innamorata, mi sono letteralmente innamorata di quel siero. Come prodotti per capelli ho finito l'ennesima e non so a che numero di scatola io sia arrivata, maschera alla banana di Garnier sempre. Io adoro questa maschera, adoro. Adoro, cioè mi piace un casino. Idrata a fondo, nutre a fondo, disciplina i capelli. Sapete che si può usare anche in tre usi, non mi sto a dilungare perché ne ho parlato tantissime volte. Ha un profumo eccezionale che rimane anche per giorni, quindi top. Come prodotto make-up ho finito questo mascara di Kiko. Questo mascara io l'ho amato alla follia. Mi piace tantissimo lo scovolino, mi piace la formulazione, ma se riesco ad aprirlo, non mi piace appunto il pack. Vabbè, adesso si è tutto impiastricciato perché si è seccato completamente. Comunque, questo è lo scovolino, molto semplice, tubolare, senza nessuna particolare forma. Mi è piaciuta appunto la formulazione e lo scovolino. Questo era il Lost in Amalfi, ma non mi piace appunto il pack. È un pack che va chiuso con un click e riaperto con un click, ma con il tempo il mascara sarà scivolato insomma qui in mezzo alle fessure e ha reso difficilissimo sia l'apertura che la chiusura. L'ho odiato per questo, ma per il resto è un mascara che sicuramente ricomprerei se però facessero un pack decisamente diverso, quindi un pack normale classico che bisogna svitare e avvitare all'occasione, insomma. Questi pack proprio, cioè, non hanno senso. Vabbè. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Se avete provato qualche prodotto tra questi, scrivetemi nei commenti per dirmi come vi siete trovati. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!